La regione siciliana ha emanato lo stato di crisi per l'uva da tavola Canicattì Mazzarrone, una battaglia vinta. Con noi l'agronomo Gioacchino Lauria, che è stato in questi mesi consulente del sindaco, siete andati al ministero a Roma, siete andati più volte alla regione siciliana, lei ha creato anche quest'unione con il comune di Canicattì e il comprensorio di Mazzarrone, è una bella soddisfazione. Diciamo che la dichiarazione dell'eccezionale stato di crisi del comparto dell'uva da tavola siciliana di Canicattì e Mazzarrone costituisce una prima premessa normativa e istituzionale importante per andare a costruire un progetto di rilancio dell'uva da tavola siciliana, che come sappiamo tutti è stata afflitta da una terribile situazione di crisi, in particolare nel 2022. Abbiamo intrapreso un percorso i primi mesi di ottobre, ci sono state diverse manifestazioni con i produttori agricoli, diversi incontri con gli onorevoli del territorio, consigli comunali, documenti congiunti, ribadiamo cosa chiedete. Cosa chiediamo? Lo stato di crisi costituisce, ripeto, il presupposto giuridico e normativo. La regione siciliana per la prima volta nella storia dell'uva da tavola, che 50-60 anni, riconosce un settore, lo delimita entro una cornice entro la quale poi dichiara che si trova in uno stato di eccezionale crisi. Pertanto da questo presupposto ne scaturiscono gli interventi. Quali sono gli interventi che noi abbiamo chiesto con delle priorità assolute che abbiamo sottoposto all'attività, alla Commissione Attività Produttive dell'Arsi, all'assessore onorevole San Martino, al viceministro lì a Roma? Prima di tutto un aiuto diretto per ettaro, riferito all'ettaro di superficie, ai produttori agricoli che hanno subito gravissimi danni. Poi un aiuto integrativo per l'uva che è stata portata alle cantine a prezzi assolutamente irrisori, un chilogrammo di uva che costa produrla 60-70 centesimi quest'anno è andata a fare alle cantine a 5 centesimi. Quindi si capisce, quindi gli aiuti sono richiesti, l'aiuto diretto per ettaro, l'aiuto integrativo per i chilogrammi portati in cantina. Poi si chiede che attraverso l'IFIS, che è l'Istituto Regionale di Finanziamento, l'Istituto Regionale per Credito, si potrebbero attivare tutti i meccanismi di sostegno per la liquidità, per la liquidità da fornire alle aziende agricole attraverso il sistema bancario. E poi attraverso l'attivazione di strumenti della politica agraria comune, la aiuti per la riconversione varietale o culturale con adeguati premi per ridimensionare la base produttiva e riqualificarla. Lei infatti diceva se le banche non danno più liquidità, non danno più prestiti, molti chiuderanno perché non ce la fanno più ad andare avanti. Assolutamente, le aziende si trovano in una situazione di stress finanziario eccezionale, cioè almeno l'80% di aziende stanno portando avanti le operazioni culturali sostenendo i costi proprio per, come si può dire, per forza, non ce la fanno. Quindi è necessario che le banche, attraverso un incontro con l'ABI, l'Associazione Bancaria Siciliana, non segnalino a Forbonne o alla Centrale Rischi le aziende che potrebbero chiedere o chiedono il rinvio della scadenza dei pagamenti, delle scadenze delle cambiali agrarie, delle esposizioni agrarie, perché altrimenti non riuscirebbero più ad avere credito nelle banche. Quindi c'è tutta una serie di iniziative e siamo quando mai, sia come produttori agricoli, sia come tecnici, sia come organi istituzionali, in particolare io ringrazio tutti i sindaci di Canicattì, Mazzarrone dell'area, ringraziamo tutti i deputati, la Commissione Agricoltura che sono impegnati su questo voto, in particolare ringraziamo l'assessore regionale all'agricoltura San Martino, che comunque ha portato avanti queste cose insieme ad altri. Quindi l'impegno continua.
c'è un progetto organico di natura politica e istituzionale che è costituito dalla documentazione che hanno adottato tutti i comuni del territorio, del territorio siciliano dove è coltivato l'uva da tavola, che costituisce la base per un progetto con iniziative e richieste a breve, a medio e lungo termine. Quanti comuni ricadono nel comprensorio Supergiudica Nicattia e Mazzarrone? Allora, quante aziende agricole ci sono? Allora, noi abbiamo un territorio che è costituito da circa da 26 comuni che fanno capo a Canicattì e poi ci sono altri 6 comuni che fanno capo al comune di Mazzarrone. Complessivamente noi abbiamo circa 20.000 ettari di vigneti in coltura specializzata, abbiamo una produzione media di 5 milioni di quintali, abbiamo un fatturato che nelle condizioni normali significa diverse centinaia di milioni di euro. Quest'anno i produttori, il comparto ha perso almeno alla produzione 200 milioni di euro, una situazione drammatica che non si è mai verificata negli anni. E quante famiglie rischiavano il collasso? Assolutamente, ci sono almeno 5.000 aziende agricole, questo comparto direttamente produce un'occupazione di circa 3 milioni, 4 milioni di giornate lavorative, che significano, riportata all'unità lavorativa uomo, a circa 15.000 impiegati fissi. Quindi c'è un comparto, c'è un'azienda, azienda uva da tavola siciliana, che fattura milioni e milioni di euro, quasi un miliardo di euro, che occupa oltre 15.000 addetti fissi, che va sostenuta, aiutata e rilanciata. Ma per chi non lo sapesse, cosa ha provocato questa crisi drammatica? Qual è stata la causa? La causa è stata determinata dallo squilibrio dei mercati derivante dalla crisi della guerra russo-ucraina. Quantitativi enormi di uva e di altri prodotti che andavano a finire nell'est, cioè Russia, Bielorussia, tutta quell'area, sono stati bloccati. La crisi energetica ha determinato costi, l'aumento dei costi incredibile sui congimi, sugli antiparassetari, sui gasoli, sull'energia. La gente è impoverita, il consumatore, la massaia deve comprare il latte, il pane, la pasta, tutti i costi sono aumentati. L'uva, nella trafila che fa dal produttore, qui viene pagata, quest'anno è stata pagata mediamente a 25-30 centesimi, arriva poi nel supermercato a 4 euro, giustamente c'è un problema di consumo, quindi l'impoverimento del consumatore determina anche questi problemi, diciamo, di consumo, fermo restando che è dovere dei produttori migliorare la qualità, offrire una qualità sana, idonea, ma ci sono le condizioni e l'esperienza per poterlo fare. Quindi adesso con lo stato di crisi finalmente arriverà questa liquidità? Con lo stato di crisi, ripeto, costituisce un primo presupposto, ora ci vuole un ulteriore impegno e un progetto che noi portiamo avanti organico a medio e lungo termine. Ci vuole un impegno sempre da parte di tutti i sindaci, da parte di tutti i deputati, da parte dei produttori in prima linea, per fare attivare gli aiuti diretti che potrebbero arrivare e che oggi, diciamo, vengono resi praticabili attraverso quella dichiarazione dello stato di eccezionale crisi dell'uva da tavola siciliana.